Prima ancora di leggere il testo preparato per la lezione e di guardare insieme qualche cosa della bibliografia, do la parola alla stessa Byatt. Per fortuna c'è una molto bella intervista del 9 giugno del 92 per l'uscita del libro a cui principalmente facciamo riferimento questa sera. La intervistatrice è colta e all'altezza di tanta presenza, nota anche adesso, Antonella Fiori, il giornale L'Unità, il titolo dice «Una magnifica ossessione? La letteratura». Milano. Una signora con grandi occhi azzurro acqua, acqua chiara. Un dolce sorriso stampato su un viso lisso e rotondo. Ha insegnato letteratura inglese e americana all'Università di Londra, passando il suo tempo fra la famiglia, la biblioteca, le lezioni a studenti più o meno interessati ai poemi, ai versi di Donna, Milton, Coleridge, Keats, Black. Se guardassimo solo ciò che appare e ci attenessimo strettamente ai dati biografici, questo sarebbe un perfetto ritratto di Antonia Byatt, critico letterario, docente universitario, madre di tre figli, scrittrice di racconti, ma di questa placida immagine è meglio non fidarsi. Infatti, il più recente romanzo della signora, vincitore in Inghilterra del prestigiosissimo Booker Prize 2 anni fa, è una delle storie più appassionanti, più trepidi e più catturanti degli ultimi anni. Sembra anche una detective story, ma è insieme un romanzo epico. È un pastiche di generi letterari diversissimi che il genio dell'autrice ritiene di poter mantenere insieme e ci riesce. Il fil rouge è una caccia al tesoro, ma il tesoro non è denaro, non è oro. Il tesoro è l'amore. È una storia d'amore che prima è solo letteraria, poi sconvolge piano piano la vita di tutti i protagonisti. Possessione, una storia romantica pubblicata in Italia da Einaudi, che Antonia Byatt è venuta a presentare ieri a Milano, è la storia della possessione, cioè della passione che due compassati, rigidi, ricercatori inglesi, Ronald Michael e Maud Bailey, mentre stanno studiando nella London Library, una biblioteca da sempre frequentata da poeti e pensatori in carne ed ossa, ma Roland trova tra le pieghe di un libro due lettere del poeta vittoriano Randolph Henry S. indirizzate a una misteriosa donna che potrebbe essere un'altra poetessa sua contemporanea, Christobel Lamotte. Il romanzo in apparenza è tutto qui. Consiste nel tentativo di ricostruire la vita dei due poeti attraverso la ricerca delle prove di questa storia d'amore. Uno studio pericoloso
perché tra i vivi e i morti inizieranno una serie di corrispondenze, di destini e di vite, così che alla fine anche i due ricercatori si ritroveranno coinvolti in una reciproca possessione. Signora Byatt, com'è nata questa ossessione? Nasce dall'inizio che gli ho dato, anzi nasce dal titolo, possessione. Avevo conosciuto una ricercatrice canadese, Kathleen Coburn, che dopo aver studiato approfonditamente Samuel Taylor Coleridge, si aggirava per la sala del British Library con l'aria di chi non avesse più i suoi pensieri, ma quelli del poeta che aveva conosciuto. Coleridge era entrato nell'anima della ricercatrice. Coleridge si era impossessato di Kathleen. Ma lei, che aveva compato anche i diari di Coleridge da un suo dipendente, lei possedeva Coleridge. Lo spunto è stato questo. Nel 69, anche se per cominciare a scrivere, ho dovuto scoprire un terzo senso del termine possessione, cioè quello sessuale. Ed è nata la storia tra i due ricercatori, parallela a quella dei due poeti. Il suo è un romanzo molto letterario, infinitamente erudito, è pieno di archivi, di biblioteche, di citazioni, di pezzi di poemi inventati da lei. I protagonisti sono poeti, letterati, scrittori. Però tutto scorre via così facile, così pieno di colpi di scena, così intricante, che più che un romanzo sembra una caccia al tesoro. Che cosa c'è di diverso e di uguale? Per esempio, rispetto ai romanzi del nostro Eco, che tra l'altro è proprio come lei, cioè non nasce scrittore di storie, ma è un critico e un professore. Io devo moltissimo a Eco. È lui che mi ha dato la possibilità, che mi ha indirettamente incoraggiato a credere nella possibilità di scrivere qualcosa che fosse nello stesso tempo popolare ed erudito, mescolando tutti i generi letterari. La differenza principale è che io sono stata posseduta dal mio romanzo. Eco, anche per l'idea che ha lui della narrazione moderna, resta distante, resta freddo. Il mio invece è un messaggio morale. Io credo che siano importanti i fatti accaduti nel passato che abbiano sempre avuto e sempre stiano avendo delle conseguenze. Allora l'indagine letteraria sulla storia d'amore dei due poeti fa anche scoppiare la passione fra Roland e Maud? Galeotti furono il libro e la ricerca? La lettura è come l'amore. Leggendo molto, come è capitato a me, si trovano anche le parole per scrivere. Quando insegnavo i primi tempi, gli studenti leggevano John Donne e ne apprezzavano il verso, gustavano le parole. Alla fine diventavano più teorici e analizzavano il testo da critici, che allora erano o marxisti o strutturalisti, ma perdevano la sensibilità alla lettura, perdevano l'amore per il verso. Nel mio romanzo ci si innamora perché si ama un testo, perché si ama una parola. La vita di uno scrittore è in quello che ho scritto,
in niente altro. Conoscerlo vuol dire avere sensibilità per la lettura. Nel romanzo lei è assolutamente polemica con i biografi che ricostruiscono la vita di un artista a partire da un'unghia, da una cicca di sigaretta. A questo proposito ci sono state molte polemiche di recente, penso alle quattro biografie apparse contemporaneamente su Sylvia Plath. Quello che si scrive di una persona non ci dirà mai niente di lei quanto invece di lei ci dice la sua opera. Il caso di Sylvia Plath calza a pennello, l'ho conosciuta, l'ho trovata molto irritante, truccata pesantemente, i capelli orribilmente ossigenati, il suo ridere in modo sciocco. Quella donna non c'entrava nulla con le poesie che scriveva, che io adoro, che io amo, che sono bellissime. La ricerca, la storia passionale fra i due poeti sconvolgono la vita di tutti i personaggi del romanzo. Alla fine la visione del mondo è ribaltata, molte storie andranno riscritte. L'amore può tutto questo? L'amore ci fa vedere tutte le cose differentemente, ma non solo l'amore tra due persone, anche l'amore per un buon libro può cambiare la nostra visione del mondo. Dopo aver letto Proust in un certo modo, si riesce a guardare alle cose in un modo che, per esempio, per me non è stato più lo stesso. E dopo essere stata posseduta da possessione, nei miei libri credevo che la letteratura e la vita fossero nemiche. A 50 anni dopo questo romanzo, credo invece che facciano parte l'una dell'altra. E posso buttar lì una delle pagine più sconvolgenti, fra le tante sconvolgenti, della Recherche, quando Bergotte, guardando la piccola strada di Delft, muore. Gli viene un colpo. Siamo nel terz'ultimo romanzo, dei sette che compongono la Recherche, e Marcel ha il coraggio di far morire il personaggio che, come tutti i personaggi importanti, è una sorta di raggruppamento, è una sorta di quasi elemento societario, però li raggruma bene, e interrogato chi è nella vita vera, come si chiama Bergotte, nella vita vera si chiama Anatole France. E perché fate così, Marcel? Perché non arriverò mai ad Anatole France. Davvero? Aprite il procuratore della Giudea. Libro bellissimo. Siamo 40 righe dalla fine. Pilato, chi è il procuratore della Giudea? È Pilato. Tu in un certo momento sei stato procuratore in Giudea, sì? Un 3 anni, mi sembra. Non è che in quel periodo c'è stato un agitatore di folle, uno che aveva sempre la croce in mente, infatti poi l'hanno anche crocifisso, no? Ma dai, uno che pretendeva di far miracoli, ma assolutamente no. A quella fine lì il romanzo è la signora Sellerio gentilmente l'ha offerto la nostra attenzione. A quella fine lì non ci è arrivato neanche Marcel. C'ero e se c'ero dormivo. Cosa ti sei perso? Gesù.
Quello è lo scandalo di Anatole France. E se si pensa ai quattro volumi dell'Histoire contemporaine, Proust non c'è arrivato alla storia contemporanea, alle maledizioni di Anatole, alle stranezze di Anatole. E quello che ti prende, se scrivi anche tu, perché cosa mi produce Antonia? Paura, reverenza. Io ad un tempo non volevo fare questa lezione, ma come si fa a fare un corso su 25 donne e non ci si mette la baia? Ribadisco la mia fortissima paura, anche perché ci sono delle cose che mi sconvolgono. Lei è del 36, io sono del 39. Vuol dire che abbiamo passato l'infanzia tutte e due in un certo modo, cioè ad aspettare che il bombardiere, lei aspettava quelli tedeschi, io aspettavo quelli inglesi e americani, ti ammazzano, ti portano via completamente. È un vivere che è un non vivere. Il rifugio catacombale di via Orfeo al 15, quando ce lo siamo andati a rivedere sulle 300 volte, e ci ha angosciato, anche se ormai era pieno di bottiglie di Albana, non di infelici pronti a morire. E tuttavia l'idea che lì, mentre lassù si procedeva all'ipotesi del nostro sterminio, ci fosse qualcosa, c'è in tutti e due i bambini. La cosa vuole che sia la stessa identica cosa. Cioè Antonia leggeva, perché sapeva già leggere e non avrebbe dovuto, ne avevano insegnato clandestinamente, a me avevano insegnato gli SS mitraglieri, quindi io ero assolutamente a posto con ogni forma di storia e di coscienza. Il volume è per me la versione italiana dei racconti wagneriani, cioè Wagner. Per lei è la versione inglese dei racconti wagneriani. È una cosa che lascia stupefatti quando si entra in mano, quando ti entrano in mano prove di che cosa. E dicevamo con Gianni poco fa, che la pedagogia va male adesso, le scuole vanno male, ma perché non mirano alto? Adesso lo troveresti il controllore che ti dice, bimba mia, ma votan le passioni forsennate di dei per umani e viceversa, la stregenda della Valchiria, il crepuscolo con gli dei se ne van per sempre, la parabola razzista dei Velsidi con un occhio solo. Questo è il libro italiano più politicamente scorretto che si possa immaginare, è scorretto ogni tre righe, ci sono più scorrettezze che righe. Ci ha regalato la Bayat, lei lo chiama Bagnarok e guarda caso è proprio il libro che scrive quello scrittore vittoriano che si chiama Nas, che è oggetto degli studi di questa fanciulla. Le amiche bravissime angliste mi hanno tenuto sulla corda 3 anni. Così impari a non saper l'inglese. Mi hanno sempre detto che Nas è esistito. Invece non è vero. Io mi sono fidato di loro e ho vissuto 3 anni con la Bayat, col pensiero, che è terribile, che il protagonista studiato, ricercato, analizzato, in possessione, fosse esistito davvero. Non è esistito, ma in senso letterale, e la cosa fa moltissimo commuovere, è davvero esistita lei, perché lei è una creatura rubata
a Samuel Taylor Coleridge, quello del vecchio marinaio. Christobel non ha mai camminato per le vie di Londra, ma per i libri invece ha camminato. Christobel di Samuel Taylor Coleridge. È mezzanotte, alla torre del castello, e i gufi hanno svegliato il gallo cantaiolo. Tuit, tuit, tuit. Odi di nuovo il gallo che canta, come canta assonnato Sir Leolino, il ricco barone, ha una sdentata mastina dal canile sotto la rocca, per l'eco dell'orologio, 4 per i quarti, 12 per l'ora, sempre così, con il cielo chiaro o piovigginoso, 16 non acuti, ululi brevi, l'ombra della Madonna che vede, dicono alcuni. La notte è fredda e buia, la notte è fredda, ma non è buia. In alto si distende una grigia diafana nube che copre il cielo senza nasconderle. Dentro c'è la luna piena, pur piccolo appare insieme torbida la notte fredda, la nube grigia, è un mese avanti maggio e la primavera quassù viene molto lenta. Christobel, la dolce Madonna dal Padre suo tanto amata, che si fa tardi nel bosco, a 200 metri dalla porta del castello, tutta ieri notte le ebbe un sogno. Il fidanzato, il suo cavaliere, a mezzanotte vuol pregare nel bosco per il bene del suo amato assai lontano. S'allontanò di furto, senza dir nulla, la via percorse, appena rattenendo i suoi dolci sospiri. Sulla quercia nient'altro vegetava se non che il muschio e il ben raro vischio. Si inginocchia all'ombra dell'immensa quercia e nel silenzio prega. La leggiadra Madonna Christobel trasalì a un tratto, un gemito su di proprio di accanto, ma non si sa dire che cosa sia. E purtroppo ci fermiamo qui, perché altrimenti dovremmo leggere anche Kublai Khan e dovremmo insistere sulla grandezza di questo precursore settecentesco di ogni forma di romanticismo, che è Samuel Taylor Coleridge. A cosa siamo di fronte? Noi che affrontiamo un percorso che vuole arrivare fino a maggio tutto sulla letteratura femminile, ha una grandezza da restare esterrefatti. Ho preso da lei, in un momento della mia vita, per un mio romanzo, un suggerimento che la accomuna ancora una volta a queste letture mitiche rimaste però in disparte. E qui verrebbe da dire, da pedagogisti, noi due lo siamo intensamente, da moltissimo, si fa in Europa adesso qualcosa perché dalla eccezionalità, dalla occasionalità di questi incontri, di questi incroci, si vada a qualcosa di più programmabile, da qualcosa di più democratico, nel senso che uno trova da solo certi spazi, certi suggerimenti, ma dovrebbe essere la dimensione societaria nella versione pedagogisti per teoria, insegnanti per la produzione della circolazione della cultura. Perché quando lessi questo ritratto della Lamia, io ero sbalordito dall'aver visto una cosa che in quella estate pesarese
avevano visto tutti. Io ero troppo ignorante per capire, e con me molti che avevano letto la mia intervista alla cronaca di Pesaro del resto del Carlino, gli altri sapevano. Scavare il pavimento del Duomo di Pesaro voleva dire trovare tanti altri duomi. A un certo punto comparivano le segrete creature dell'orrore, le lamie, che non muoiono mai, che avvelenano sempre, che mordono nella misura in cui avvelenano e seducono. Però c'è un fattaccio mica poco, che l'amia è la raffigurazione metaforico-figurale del Cristo. Quindi mentre prendi tutto quello di crudele che puoi prendere, il rimando obbligato iconografico è quello a cui ti devi attenere. Una doppiezza da far tremare, perché una cosa qui nell'intervista è sbagliata. Lei è stata prima professoressa di storia dell'arte, dicendo delle cose, adesso alcune le sentiamo, da lasciare allibiti anche sul piano del rinnovamento della iconografia, della riflessione sul pittorico. Una volta di personaggi così si diceva: ma quello è un genio. Beh, non so proprio come oggi poi si possa dire, nel senso che l'immensa cultura, la capacità poetica di descrivere però anche una panchina londinese, i soprassalti, le sfide costruttive, il dar dei tu ai giganti preromantici e romantici, come nel caso di Coleridge, fanno di questa presenza qualcosa che sfugge, francamente. E in effetti non è che fino adesso sia molto confortata da livelli di comprensione, che lei peraltro deride. C'è un brano che per forza si ride, sulle mode strutturaliste, sul concettualismo, su il costruzionismo e il decostruzionismo, messo però da una persona che conosce tutto questo, può scriverci sopra qualunque cosa, ma la fa un po' ridere che queste cose facciano molto moda. Su lei, critico d'arte, lei, professore di storia dell'arte, sentiremo fra un poco, perché anche c'è quella parte. Passarono pochi giorni, poi ne passarono parecchi. Non vide più il serpente, né lo sentì. Cercò di ricordarlo, di tracciarne la scia nei suoi dipinti, in quelli in cui ritraeva la piscina, che si fecero molto incerti, molto acquosi. Nuotava anche più del solito, e ogni tanto invocava la creatura. «Ritorna!» diceva alle gradevoli profondità azzurre, a linee ritorte spiralizzanti della luce iridata. «Ritorna, ho bisogno di te!» E poi un giorno, mentre un temporale si addensava dietro la cresta dei monti, mentre il cielo si rabuiava e la piscina si faceva opaca, sentì nuovamente il risucchio alieno dell'altra corrente. Si guardò allora attorno, svelto, 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 per sorprenderlo. Ed ecco, accanto alla sua testa, un'altra testa si insinuava nell'acqua e sotto il suo corpo si avviluppava la miracolosa fune o il tubo di velluto nero con le sue lune e le luci. Telle luccicanti e gli occhi del pavone e le striature cremisi. La testa era una testa di serpente a forma di diamante, grande la metà della sua, bruna, squamosa, sovrastata da una strana coroncina di luci, pallide, sospesa come un arcobaleno privato.
Bernard si voltò con cautela, vide che aveva due grandi occhi con ciglia sfrangiate, occhi umani, molto lucenti, molto liquidi, nerissimi. Bernard aprì involontariamente la bocca, inghiottì l'acqua, tossì. La creatura lo guardava, poi aprì a sua volta la bocca mostrando piccoli, regolari denti umani perlacei. Tra i denti guizzava una scura lingua biforcuta, assolutamente serpentesca. Bernard avvertì una fitta, gli sembrava di conoscerla. La creatura sospirò, parlò. Parlava il francese delle savane, molto sibilante, ma comprensibile. «Sono così infelice», disse. «Mi dispiace», disse Bernard stupidamente, fendendo l'acqua. Sentiva le nere spine che strisciavano contro le sue gambe nude. Una coda perlustrava le sue parti intime. «Sei un uomo bellissimo», disse il serpente con voce languida. «Sei un serpente bellissimo», replicò Bernard cortesemente, osservando l'abbassarsi e il sollevarsi delle ciglia assurde. «Io non sono tutta serpente. Sono uno spirito incantato, sono una lamia. Se mi bacerai sulla bocca diventerò una donna bellissima. Se mi sposerai ti farò eternamente fedele e otterrò un'anima immortale. Ti farò avere anche potere, ricchezza, conoscenza che non hai mai sognato. Però devi aver fede in me». Bernard si girò su un fianco, lasciandosi galleggiare, liberando le gambe abbronzate dall'intreccio di spire multicolori, il serpente sospirò: «Tu non mi credi. Trovi la mia forma attuale troppo ripugnante per toccarmi, ma io ti amo. Ti ho osservato per mesi, ti amo, ti adoro. In ogni tuo movimento, il tuo corpo possente, la tua fronte ardita, i movimenti delle tue mani quando dipingi. Mai, in tutte le migliaia di anni che ho vissuto, un essere maschile l'ho visto così perfetto. Farò qualunque cosa per te». «Qualunque cosa?» «Qualunque. Chiedi. Non respingermi». «Ciò che voglio», disse Bernard, nuotando verso l'estremità rocciosa della piscina, seguito dal serpente disteso in tutta la sua lunghezza, «ciò che voglio è poterti ritrarre come sei, per certe mie ragioni, e perché io ti trovo comunque bellissima. Se acconsenti a trattenerti qui per un po', come serpente, con tutti questi colori e luci incredibili, se io potessi dipingerti nella mia piscina solo per un po', e poi mi bacerai e ci sposeremo, e allora io avrò un'anima immortale». Da Zucchero, ghiaccio e vetro filato, di Antonia Bayat. Vengono molte riflessioni alla mente e le riflessioni sono a partire dal fatto che, a quanto mi sembra di capire, le si nega, in termini critici e biografici, una componente assolutamente fondamentale della sua formazione e della sua capacità di produrre romanzi, quanto c'è di più suo all'interno di tutta la produzione, perché, come avete sentito, non viene definito per quello che è, cioè una importante storica dell'arte del Novecento, e è anche di lì, secondo me, che si deve partire per avere qualche cosa con cui cercare di capire questa grandezza veramente sfuggente. Da
Antonia Bayat, La Torre di Babele, un esempio di lettura. Allora, La Torre di Babele è un libro molto, molto importante per la mia generazione, ma io penso che potrebbe esserlo per le generazioni a venire e anche per quelle precedenti lo sarebbe stato se il libro fosse apparso con qualche tempo. La Torre di Babele in realtà è una delle tante confraternite che si isolavano negli anni, fino agli anni 50, anni 60, specialmente in zone dove si parlava inglese, e quindi l'Inghilterra, gli Stati Uniti, e si comportavano proprio come una torre di Babele. Si chiudevano in una dimensione di interna capacità di comunicazione con quasi il divieto di comunicare con l'esterno. Una grande scrittrice giallista ha scritto un giallo memorabile che abbiamo presentato in un'altra edizione del corso. Ora, quello che fa lei è quello di prendere le distanze, e questo è importantissimo, dai sedimenti precostituiti in tutti gli ambiti che richiedano una dimensione critica. Lei dedica pagine bellissime a Van Gogh, ma sono però pagine che mi ricordo anche Gianni Celati andava in quella direzione, e cioè stiamo però attenti che i quadri dipinti nel manicomio di Saint-Rémy non bisogna guardarli come i quadri dipinti nell'atelier solare che dava su uno stupendo paesaggio di Renoir. I quadri dipinti in una cella manicomiale, se ti dimentichi di tenere presente che erano dipinti in una cella manicomiale, spezzi un poco di ermeneutica e non la ritrovi più. E sono le cose che lei, da storica dell'arte, sapeva costantemente dire, riportare, mettere in considerazione. La vita del villaggio è un disastro. Corrisponde alla peggiore idea che ciascuno di noi ha della vita dei gruppi. Gruppi come la famiglia, gente che lavora insieme, caratterizzata da improvvise ostilità, altrettanto improvviso calore fra le persone, che non è reale, che non ha una ragione d'essere. Tutti parlano e parlano, chiacchierano, farfugliano, danno spiegazioni, si giustificano, sono ambigui, evasivi. In realtà si tratta solo di lotte di potere. Non si sa se al castello accadano le stesse cose, dal momento che non si riesce ad arrivarci. Sembra di essere in un sogno, nel quale si possono vivere infiniti accadimenti o complesse emozioni umane, solo per essere smentiti dall'ottusità del proprio corpo addormentato, oppure dall'inerzia o animosità delle altre creature presenti nel sogno. Kafka era un impiegato comandato a bacchetta dalla burocrazia. Non riuscì a sposarsi. Scrive di amore e potere in un mondo di vermi e di burattini faziosi, un mondo pieno di irreale stoltezza. Avrebbe potuto scrivere della sopravvivenza del più adatto, ma sebbene i funzionari del castello siano ben nutriti, sono anch'essi addormentati. Non riescono a rizzarsi a sedere, non si accorgono di niente, non sanno cosa sta succedendo. Questa è la chiave del libro, in realtà. Nessuno sa cosa sta succedendo. Possiedono un linguaggio, ma non riescono a usarlo.
per pensare, si agitano inutilmente, parlano di amore e di influenza, ma confondono le parole, non riescono a dire nulla. La libertà che cos'è? Se si muore di sonno non si può essere liberi. Le parole in questo libro sono il facelo, come è il castello stesso. All'inizio, quando Kafka è ancora inconsapevole, cerca di telefonare al castello, sente uno strano ronzio nel telefono, pareva il brusio di innumerevoli voci infantili. Ma non era un brusio, era il canto di voci lontane, lontanissime. Che questo brusio si fondesse in modo inesplicabile e formasse una voce sola, acuta, forte, che colpiva il timpano come chiedendo di penetrare assai più profondamente nel misero organo dell'udito. Un canto di bambini è paradisiaco, ma il brusio fa pensare a un campo di gioco dove ci si può far male, dove non c'è nessun ordine. Voi guardate per favore a un'indicazione che do, che è strana e peregrina. In fondo, sotto l'elenco di ciò che abbiamo in italiano di Antonia Bayat, io metto un film del 66 che si chiama Morgan, matto da legare, ed è di un regista oggi molto dimenticato, si chiama Karel Reis. Spero lo troviate. Morgan, matto da legare, è matto, matto davvero. Percorre la Swing in London dei Beatles, dello scandalo Profumo, del licenziamento del governo conservatore di cui Profumo faceva parte, di tante ansie anche, l'Irlanda, la potenza nucleare, ma poi come facciamo, cosa c'è davvero di là dal muro, cosa fanno i nostri soldati impiegati lì e così via. Ora Morgan è matto, nelle visioni che ha crede di essere Tarzan, e costantemente noi abbiamo il raddoppiamento della visione di Tarzan, che è quella paradisiaca appagante di contro all'orrore della vita quotidiana londinese. Mi sembra impossibile che Antonia Bayat non fosse stata lì come me, che l'ho visto 3 volte, a spiare cosa succedeva in questo stranissimo film. Penso che sia lei ad averlo visto senz'altro, perché L'altrove della giungla di Tarzan è uno degli altrove che più incredibilmente assomigliano a quelli della Bayat, la quale è un genio di tale possanza che non ha assolutamente bisogno delle piramidi o dei templi romani o greci. A lei basta la piccola costruzione del cortile di una casa operaia inglese. Angeli e insetti di Antonia Bayat. Nei diari, note estetiche e note estatiche, note visionarie, si alternano ora a calcoli dettagliati e concreti per l'equipaggiamento, per le scatole dei campioni, nomi di navi, di indirizzi utili. William era partito nel 1849, un anno dopo Wallace, dopo i Betts, ed era rientrato nel 1859. Betts gli aveva dato l'indirizzo del suo agente, Samuel Stephen, che aveva preso in consegna e venduto tutti i campioni che i 3 collezionisti avevano inviato in patria. Era stato Stevens a presentarlo al reverendo Harold Alabaster, che aveva ereditato il titolo di baronetto e la sua magione gotica solo nel 1848, quando suo fratello era morto senza figli. Alabaster era un collezionista,
ossessivo. Scriveva all'amico sconosciuto lunghe lettere che gli giungevano a intervalli regolari, interrogando in tanto sulle convinzioni religiose degli indigeni, quanto sulle abitudini della sfinge, la farfalla picchio, la formica sauva. William mi rispondeva, lettere di un grande naturalista da una foresta inesplorata, rese gustose da un umorismo vezzosamente autodenigratorio. Per il disordine in cui tengo le migliaia di miei libri e cose relative, non ho con me, ma se lo ritroverò lo porterò, ed è un testo dove Gianni Celati rivela la mia fortissima complicità con Charles Darwin. Infatti è intitolato Il giovane Darwin, perché con un quadro così intitolato vinsi la Biennale del Fantastico a Viadana nel lontanissimo 1966. Altra coincidenza. Sono innamorato di Darwin perché sono innamorato del fantastico in Darwin, esattamente come lei, che ne ha permeato tantissime pagine. Che cos'è Darwin per scrittori, pittori, poeti, novellatori, critici? È un mostro, come lo è Lombroso. Io chiedo da tanto all'amministrazione provinciale e comunale di Pesaro di prendere dal manicomio chiuso il bellissimo monumento di Lombroso e metterlo finalmente in una piazza adatta. Perché se avete fatto la riforma psichiatrica, se avete seguito altri indirizzi, non negate la storia. Date a Lombroso ciò che è di Lombroso, così come bisogna dare a Darwin ciò che è di Darwin. Ci sarebbe Antonia Baiat senza essere lei connazionale e lettrice acutissima di Darwin? No. Uno dei fantasmi che l'assilla dovrebbe assillare anche noi, perché non è affatto un fantasma. Da giovane ribelle, a 3 anni più di me, quindi siamo sempre negli anni 60, viene a sapere che tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti viaggia un cumulo di plastica che è grande come il Texas. A questo cumulo dobbiamo moltissimo certi imbarazzanti passaggi della corrente del Golfo, certe nevi quando ci dovrebbero essere calori tropicali e certi calori tropicali quando dovrebbe nevicare. Questo è Darwin. Questo è l'impegno che lei ha preso di rendere attentissimo il fantastico darwiniano. Ci sarebbe stata Alice senza Darwin? No. Perché il gatto che non c'è è la quintessenza del darwinismo, nel senso che per una certa generazione s'andò in chiesa a ascoltare il pastore anglicano con quei begli inni che vediamo nei film, che dopriva sempre quello con la Colt, e però si è dovuto interrompere. Perché questo maledetto avventuriero, genio assoluto, tanto da meritare che mentre scriveva Il Capitale un tedesco di nome Karl Marx scrivesse Dedico alla memoria di Charles Darwin, niente meno che Das Kapital. E tutti questi fatti sono realismo o fantasticazione? E questo è il grandissimo problema. È un problema che ci coglie moltissimo nei momenti in cui banalmente riflettiamo, giorno dopo giorno, i giornali, su certi modi
che abbiamo di fare la storia. Quando uno scrittore italiano che era toscano ma aveva un nome e un cognome tedesco, tant'è vero che se li cambiò in Curzio Malaparte, decise di scrivere un libro sulla disfatta storica dell'Italia, tant'è vero che la usiamo in termini proverbiali, l'intitolò Viva Caporetto. Per premiarlo lo misero in galera e quando uscì, Viva Caporetto si intitolava stupidissimamente La rivolta dei santi maledetti, che non c'entra un accidente. Cosa voleva dire Kurt, il toscanaccio di Prato, l'ho celebrato a Prato tante volte? Voleva dire che purtroppo abbiamo bisogno di scendere molto in basso per rialzarci. E questo non è darwinismo. Il fatto che se non ti scotti davvero, se non ti fai male davvero, se non patisci davvero, non hai il rialzo che è pedagogico solo se c'è alle spalle una Caporetto. E per quello che il libro dei bambini, meraviglioso, un testo che vale oro, è un libro tutto darwiniano. I maestri sanno di dover stare molto attenti al colloquio con i bambini, perché o si è leali, e allora è una gara, o non si è leali, non è una gara, ma non conta niente. I bambini non vengono lì col maestro Faeti per dargli ragione, ci mancherebbe altro. Quando uno riuscì a scoprire quanto era disegnato bene Diabolik, lo alzò e faceva si chiama Massimo Iosaghini, genio dell'architettura, del fumetto, dell'illustrazione. La moglie dice, la odio, perché la nomina continuamente. Il mio maestro direbbe, il mio maestro è qui, il mio maestro soggiunge. Certo che ovviamente se ti trovi un genio bambino di quella possanza, deve stare molto attenti. Do un esempio. Ce n'è uno così uguale, identico, anche in il libro dei bambini. E lui è lì. E questa è la Lamein. Questa è la Lamein. Lui chi si chiama? Come si chiama? Cosa ne vuoi fare? Un fumetto. Non è mica gran cosa. Si chiama Paolo Cacciadominioni. È un architetto che ha voluto fare, come nel film che vi ho raccontato, L'arpa birmana. Era El Alamein, ha voluto sacrificare la sua vita per andare a seppellire i camerati morti e insepolti. Bello, bello. Bello ma non bellissimo. Il nome non mi va, Paolo Cacciadominioni. Tu la smetti di far l'asino e io ti faccio un regalino. Lo smetto subito, va bene? Era però il marchese di Sillavengo, Massimo Iosaghini, Le avventure di Sillavengo, Linus. Non l'ha mai chiamato come si chiama. Coi bambini... Questo discorso, quello della Bayat, è continuo, è assoluto. Regalagli un Sillavengo. Non cedere all'idea che deve assolutamente chiamarsi Dominioni. Bisogna fare sempre così. E qui c'è una terrificante capacità di andare da
per tutto, con una cultura che, sentendo che oscilla tra pittura, musica, verseggiare, tutte le mode culturali graffiate, tagliate a pezzi, assalite, messe in ridicolo, le cose che tira fuori sullo strutturalismo, erano risultati vincitori il progetto di Aston Webb, ma i lavori non erano mai iniziati. Il nuovo direttore, Middleton, nominato nel 1894, non era un militare, era uno studioso ascetico e riservato, che veniva dal King College, Cambridge, e dal Fitzwilliam Museum. Era in conflitto con il generale di divisione Sir John Donnelly, segretario del Dipartimento di Arte e Scienza. Conservatori e studiosi avevano sollecitato la demolizione delle casette più interne, motivandola con il rischio di incendio per il cattivo tiraggio dei camini. Ne erano stati contati 27 di camini, con relativo fumaiolo. Gli studenti dell'Accademia protestavano per la fuliggine, per il fumo che saliva nei loro atelier. I militari ribattevano che la squadra dei pompieri del museo si era formata da ingegneri che vivevano nelle casette. La polemica continuava, non si era fatto nulla. La piccola casa di Prosper Kane aveva eleganti camini, sia al pian terreno, sia nel salotto, sia al primo piano. Erano rivestiti con squisite piastrelle di William de Morgan. Il maggiore aveva offerto a Olive Wellow una sedia francese con due rotture in uno stile ornato in viso tanto al pavimento Ardencroft quanto ai conservatori del museo. Aveva l'occhio eclettico e un debole, se tale era, per la stravaganza. E gradiva l'aspetto della sua visitatrice, perché era vestita di grosgrain in grigio ardesia scuro, con una guarnizione di spighettini pitto intorno al collo alto, maniche rigonfie, come era di moda, al di sopra del gomito. Il cappello era guarnito di piume nere, di una profusione di papaveri, di seta scarlatta, annidati lungo la tesa. Aveva un viso coraggioso, piacevole, colorito, appassionato, ma una bocca decisa e grandi occhi distanziati, scuri, come il centro dei papaveri. Doveva essere, valutò, sui 35 anni, forse anche di più, e non essere abituata a indossare corsetti così attillati, scarpette e anche guanti. Si muoveva un po' troppo liberamente e impulsivamente. Aveva una bella figura, belle caviglie. Probabilmente indossava gonne del magazzino Liberty o abiti razionali in casa. Sedeva di fronte a lei, vigile, delicato, come suo figlio, con i capelli ancora scuri come quelli di Julian e baffetti argentei. Sua moglie era italiana, morta nel 1883 a Firenze, una città che entrambi avevano amato, dove era nata la loro figlia, ecco che era stata battezzata Florence, prima che intervenisse la febbre e che il luogo, Firenze, diventasse tragico per tutti. Olive Bellew era la moglie di Humphrey Bellew, impiegato alla Banca d'Inghilterra, membro attivo della società Fabiana. Aveva scritto un grande numero di fiabe,
per bambini e adulti ed era una specie di autorità nel campo del folklore britannico. Era venuta a trovare il maggiore Ken perché aveva in cantiere una fiaba su un antico tesoro con poteri magici. Prosper Ken disse con galanteria che era molto lusingato che lei avesse pensato a lui. Lei sorrise e disse che la cosa più eccitante del modesto successo dei suoi poveri libri era che si sentiva autorizzata a disturbare persone importanti e impegnatissime come lui. Non se lo sarebbe mai aspettato, disse. Disse che quella stanza somigliava a una caverna delle mille e una notte e che le era difficile restarsene seduta e non mettersi a guardare i meravigliosi oggetti da lui collezionati. Di orientale c'era poco, per la verità, disse Prosper. Non era il suo campo. Aveva prestato servizio in Oriente, ma i suoi interessi erano sempre europei e ahimè non avrebbe trovato alcun ordine accademico nella sua collezione privata. Era convinto che una stanza non dovesse essere arredata pedissequamente in un unico stile, soprattutto se la stanza in questione era, per così dire, uno dei molteplici ambienti di un museo, un po' come un piccolissimo guscio d'uovo in un nido di Fabergé. Si può tranquillamente accostare un'ampolla di Iznik a una coppa veneziana e a una ciotola di William de Morgan, con vantaggio di tutte. Alle mie pareti appendo arazzi fiamminghi medievali accanto alla piccola tappisseria che il mio amico Morris ha tessuto per me a Merton Abbey. Uccelli ingordi, ciliegie cremisi. Osservi lo straordinario vigore dell'intreccio di foglie. A Morris non manca mai l'energia. E questi, indagò la signora Wellwood, si alzò d'impulso e fece scorrere un dito guantato di grigio lungo un ripiano di oggetti incongrui, apparentemente privi di nessi storici ed estetici. Quella, cara signora, è la mia fondamentale collezione di falsi. Questi non sono cucchiai medievali, anche se qui sono indicati come tali. Il Nautilus, quello lì, non è mica di Cellini, per quanto William Beckford sia stato indotto a credere che lo fosse e abbia pagato una piccola fortuna per averlo. Quei gingilli non sono gioielli della corona, sono ottime repliche in vetro fatte al Crystal Palace nel 1851. E allora questo, il dito morbido della signora Wellwood, si mosse leggero su un piatto ovale che conteneva vivacissime riproduzioni in ceramica di un piccolo rospo, un rettile arrotolato, alcuni coleotteri, un po' di muschio e felci, un nero gambero di fiume. Non ho mai visto niente di così somigliante al vero. Ogni minuscola protuberanza si piega. No, non so se lei ha visto, il museo ebbe da rammaricarsi del costosissimo acquisto di un piatto, non questo, aveva appartenuto a Bernard Palissy, che è immortalato a mosaico nel Valhalla di Kensington. Solo in un secondo momento ci si rese conto con notevole imbarazzo che si trattava di un'onesta replica fatta da un ceramista francese moderno, venduta come souvenir. Di fatto è difficilissimo, in assenza di inequivocabili segni degli artisti, distinguere un falso Palissy, o meglio una copia, dall'originale del XVI secolo.
Ma il dettaglio, la precisione, diceva Olive Wellwood, cogliendo con prontezza il problema, sembra insolitamente difficile. Si dice, io credo che sia vero, che le creature di ceramica vengano fabbricate intorno a creature vere, a rospi, ad anguilli, a coleotteri. Ma io spero che siano morti. No, non sono morti. Gli piazzano la ceramica intorno quando sono appena mummificati. Noi questo lo sappiamo con certezza. Che ci sia una storia da raccontare su cose così. Il principe che diventa un rospo e fu imprigionato in un piatto? Un principe che soffre tutte le sofferenze in seguito alla sua assistenza ai banchetti? Nella Mille e una notte c'è un principe semi-pietrificato, uno che mi ha sempre turbato, ma allora devo riflettere perché quel principe è qui. Sorrise. Aveva un sorriso felino e soddisfatto. Ma lei non intendeva vedere i tesori d'argento e quelli d'oro? Humphrey Weldon le aveva detto. Va a sentire quel vecchio pirata. Senti cosa sa da dirti. Sa tutto in materia di nascondigli, di transazioni segreti, bazzicamercati, antiquari. Paga pochi penny, si racconta, che per i medi ancestrali che arrivano sul bancarelle dopo le rivoluzioni. Io voglio qualcosa che sia scomparso da tempo. Voglio qualcosa con una sua leggenda a cui si possano attribuire poteri magici, un amuleto, uno specchio che mostra passato e futuro. Cose così. La mia fantasia è banale. Ho bisogno della sua dotta competenza. È un meraviglioso saggio in forma narrativa. Cosa vuol dire? Chiama in causa Morris, Darwin, i musei, le esposizioni universali, la ferocia comunque praticata, il rapporto scienza-fantasia, l'orientalismo del Mille e una notte. Cosa vuole questa signora? Raccatta elementi per poter comporre fiabe per bambini. Ed ha anche una sorta di appassionante ricettario. I Grimm facevano così, Andersen faceva così. Onestamente bisogna anche dire la nostra Emma Perodi. Più di tutti, e mi dispiace molto che, essendo io nazionalista convinto, non lo citi e forse non lo conosce. Perché il signore che se ne va in giro per i mercati e dice «Questo pesce sta puzzando! Bello però! Che l'avete incancrenito, indorato d'argento!» E raccogliendo di giorno in giorno tra forcella e zone limitrofi, ci darà il racconto dei racconti, il primo, il conto degli conti. Don Giovanni Battista, va bene venuto, questo è giusto un pesciaccio maledetto. Fate sentire che odore, la principessa che odiava gli odori cattivi. È la ricetta alternativa, genio assoluto, a quella del Basile. Il Basile lo spiega in una maniera che solo lui lo sa fare. È pur sempre il più bravo di tutti, perché il conto esce nel 1650, lo stampa la sorella e lui non c'è. C'è quella fiaba in cui il figlio del mercante va via, ma prima vuol vedere come Napoli, perché la vuole stringere al cuore, e se ne passò vicino alla porta dei lancieri e allora disse «Lance, colpitemi il cuore!» Il conto è assolutamente insuperabile, però anche
utilizzare i frammenti del darwinismo consacrati al museo dalla voga positivista degli inglesi è qualcosa di assolutamente straordinario. La cosa nella foresta, sempre della Byatt, ovviamente. C'erano una volta due bambine che videro, o credettero di vedere, una cosa in una foresta. Le due bambine erano state evacuate e mandate lontano dalla città in treno, con un gran numero di altri bambini. Tutti avevano il loro nome fissato sul cappotto con una spilla da balia e in mano una piccola borsa, una cartella e la maschera antigas regolamentare. Portavano sciarpe, berretti, cuffie di lana fatte ai ferri e molti avevano guanti fatti ai ferri attaccati a un lungo cordone che saliva su per una manica sotto il cappotto, passava intorno alle spalle e usciva all'altra manica. Così potevano lasciare pendere le 10 dita di lana come mani di ricambio, come spaventapasseri. Tutti avevano le gambe nude, le scarpe consumate, le calze con gli elastici slabbrati. Quasi tutti avevano delle ferite sulle ginocchia, con croste più o meno fresche. Avevano l'età in cui i bambini cadono spesso e le loro ginocchia non erano protette. Con le valigie, alcune quasi troppo grosse da trasportare, e gli altri bagagli, una bambola, una macchinina, un giornalino, che parevano un disordinato reggimento di nani in marcia sulla banchina. Le due bambine non si erano mai viste prima e fecero amicizia in treno. Condivisero un quadratino di cioccolata e morsero a turno la stessa mela. Una diede all'altra la pagina interna del suo giornalino, il Beano. Si chiamavano Penny e Primrose. Penny era magra, bruna, più alta, forse più vecchia di Primrose, che era grassotella, bionda, ricciuta. Primrose si rossicchiava le unghie e indossava un elegante cappotto verde con il collo di velluto. Penny era di un pallore esangue, trasparente, le sue labbra sottili avevano un tocco blu. Non sapevano dove erano dirette, né quanto sarebbe durato il viaggio. Del resto nessuna delle due sapeva i motivi del viaggio, perché nessuna delle due madri aveva saputo spiegare loro il pericolo. Come si fa a dire a un bambino «ti mando via perché dal cielo possono cadere bombe nemiche»? Perché le strade della città possono diventare roghi di mattoni e di trave, ma io resto qui, dove credo di avere ogni giorno seria possibilità di essere bruciata, sepolta viva, asfissiata col gas, forse solo per vedere infine un esercito plumbeo che invade le periferie con i carri armati o risale il fiume con i sottomarini mentre i cannoni fanno fuoco. Così le due madri, che non si assomigliavano per niente, si erano comportate nello stesso modo. Non avevano spiegato nulla, erano più semplici. Sapevano che le figlie erano ancora piccole, incapaci di capire o immaginare. In treno le due bambine si domandarono se fosse una specie di vacanza o una punizione o un po' di entrambe le cose. Penny aveva letto un libro sui Boy Scout, ma i bambini del treno non avevano l'aria di giovani esploratrici o di lupetti. Parevano un ibrido di battaglioni di bambini sperduti. Le due bambine ipotizzarono che i compagni e le compagne di viaggio fossero tutti non troppo buoni, allontanati forse per quella ragione.
furono contenti di potersi reciprocamente definire gentili. Sarebbero rimaste insieme per sempre. Decisero così. Avrebbero cercato di sedersi vicine, così. Il treno si trascinava pigramente sempre più lontano dalla città e dalle loro case. Non era un treno pulito. Il rivestimento della loro carrozza aveva l'odore umido dei calzoni non lavati e gli sbuffi di vapore caldo che scorrevano davanti ai finestrini. Erano impregnati di sottili particelle di cenere, di bruscoli aguzzi e talora di faville rossastre che pungevano la faccia alle dita come aghi ardenti se si apriva il finestrino. Ed è anche molto rumoroso. Appena prendeva un po' di velocità, la locomotiva emetteva grandi sospiri mugghianti, sotto le ruote invisibili clicchettavano con un ritmo monotono, tap tap tac tap tap tac. I vetri dei finestrini erano sudici, appannati. Il treno si fermava spesso, quando si fermava le bambine ripulivano con i guanti una porzione rotonda della superficie attraverso la quale vedevano i campi allargati, i solchi sui fianchi delle colline, le piccole stazioni i cui nomi erano accuratamente coperti da vernice nera, le banchine deserte. La genesi del fiabesco, tanto quello di queste bambine sue caetanee, quanto quello di se stessa, quanto il mio, caratterizzato in modo diverso, perché anch'io sono stato avviato a Savigno, ma io avevo un altro narratore. Vieni, e non dal resto, che qui intorno, tranne me, sono tutti imbroglioni e cretini. Monsignor Minelli, il parroco di Savigno, è stato il mio primo maestro. Gli ho reso omaggio, perché era inevitabile che lo facessi, in guardare le figure. Lui aveva la storia della cristianità e della Chiesa con i disegni di Giovanni Battista Conti, dove non c'era il politicamente corretto. Se un imam vede come racconta Maometto, c'è qualche cosa di bom bom bom. E mi raccomando, domani in canonica alla stessa ora. Tu sei troppo intelligente per perderti con i paesani della mia parrocchia. Col politicamente corretto, ammonisce Antonia Baier, si scrivono tante cretinate, si fanno delle ottime ricette per delle impossibili guarigioni, ma non si fa mai una fiaba. L'inizio è questo. Non sempre si va nel bosco. Il genio della baia sa dove portare i bambini che si perdono nel bosco, in un treno che segue gli ordinativi di Sir Winston Churchill. Nascondeteli, non abbiate timore, metteteli dopo qualunque pagliaio, dietro qualunque siepe. Adolf non ce la farà, non li troverà mai, non li trovò. Si sente tutto questo insieme alla sua ubiqua, incredibile, sconcertante cultura? Mi sono sforzato di dire qualcosa di lei, al di là di questo evidente forsennato amore, che è paracritico, precritico, ultracritico. Lezione quarta. L'incredibile collocazione letteraria di Antonia Baiat impressionò i lettori italiani di Possessione che davvero, pur subendone interamente il fascino, davvero non sapevano come leggerla. Le succinte note biografiche alludevano alla sua professione e alla sua formazione, docente di storia dell'arte, interprete raffinato e controcorrente di tutti gli ismi scaturiti dall'Ottocento e dal Novecento, era tuttavia capace di immergersi nelle storie della letteratura con un'alchemica vocazione a sviscerare ogni poetica, al punto da venerare Dante
con una minuziosa possessione che rimanda a Benvenuto da Imola, ma anche ai provenzali da lei studiati con adesione commovente. Legata a Proust a intensa partecipazione, sapeva però guardare alla Londra del caso Profumo come se fosse stata per anni un'allieva di Zola. Ma anche da questa variopinta cornice sapeva uscire. Al Sabesco, per esempio, guardava con l'accorto e partecipe disincanto di chi stringe Prop e Freud nello stesso laboratorio di decifrazione. E peraltro i suoi molteplici paesaggi erano proprio quelli di chi ama l'anima romantica e il sogno. Così anche i suoi lettori italiani divennero presto dei complici. Si entra nella sua babelica biblioteca con il gusto dell'azzardo. Si è ipocriti lettori, anche quando si individuano i filamenti di una terribile ragnatela trappola. Si gode della confidenza con cui conversa con la storia. E non si vuole certo liberarsi dalla possessione magica di cui detiene il segreto, anzi. Chi è allora? È da pensare che sia isolatissima? No, mi pare che li conosciamo poco. Se prendo a caso questo giovane poeta inglese, molto più giovane di lei, che è stato suo allievo, e lo ricavo dall'antologia Einaudi dei poeti inglesi, entro già nel suo clima, lui si chiama Adrian Henry, il titolo è molto biased, Insalata mista, due punti, la poesia. La dedica ad Henri Rousseau, le douanier, al doganiere, a Rousseau. Fuori splende il sole, Henri Rousseau, Gentil Rousseau, il cielo è blu come i tuoi cieli. Voglio dipingere l'insalata mista sulla tavola, luminosa, fresca, verde rosso viola, lattuga, ravanelli, prosciutto, pomodori. Dipingerli come le tue giungle, dolce Rousseau. Voglio dipingere tutte le cose luminose e belle, tutte le insalate grandi e piccole. Voglio fare più blu i cieli blu, più verde l'erba verde, più luminosi i fiori rosa, come te, Henri Rousseau. Questo è uno che l'ha studiata bene per essere appunto un allievo. Difficile assolutamente congedarsi da questa gigantesca presenza che poteva tranquillamente meritare le sue 50 ore di lettura, ma noi, oltre che la pedagogia, abbiamo studiato anche la didattica e riteniamo che i tempi non siano maturi per fare tutto un corso in questo contesto, in questa città, in quest'epoca storica, su questo gigantesco prodotto letterario. Con l'augurio, ovviamente, che ne arrivino delle altre, perché non si smette. È drogastica. La Bayat, effettivamente, che non ha, secondo me, ma non sono un critico abilitato a dire di queste cose, un alto e basso. È come Proust. Effettivamente, quando cominci con la tisana sbagliata della nonna, ti ritrovi 3.500 pagine dopo a guardare la triste Parigi, come l'ha lasciata la guerra, come l'ha affamato il 15-18.
Intanto però sono passati 7 volumi. Il genio nell'occhio dell'usignolo di Antonia Bayat. C'era una volta, al tempo in cui uomini e donne sfrecciavano nell'aria su ali metalliche, si infilavano piedi palmati e camminavano sul fondo del mare, imparando la lingua delle balene e i canti dei delfini, al tempo in cui sagome di mandriani texani e urì dai corpi perlacei, coperti di gemme, balenavano al crepuscolo sulle colline del Nicaragua, al tempo in cui Norvegia e Tasmania la gente sognava fragole fresche nel cuore dell'inverno, e datteri, e guaiave, e frutti della passione, e l'indomani mattina li trovava sulla propria tavola. A quel tempo c'era una donna tutto sommato irrilevante e pertanto felice. Si occupava di storie per mestiere, ma non era un'astuta regina timorosa del sudario che l'alba avrebbe portato, né una Naquibo Malak incaricata di far varcare a un ossia le porte del sonno, e neanche un Assis, una amante menestrello che canta le gesta di Maometto il Conquistatore o il sacco di Bisanzio, e nemmeno un santo dervisio che coi calzoni corti e il copricapo di pelle brandisce una scura e una mazza così corta da rendere temibile perfino la propria ombra. Non era una mezza, una narratrice di racconti meravigliosi alla corte ottomana o nei caffè del mercato. Era semplicemente una narratologa, un essere di secondo ordine che passava le sue ore e le sue giornate chine in grandi biblioteche dove scorreva, interpretava, decodificava le fiabe per l'infanzia o la pubblicità di vodka per il mondo adulto. Interminabili storie d'amore di bionde bevitrici di caffè, contrastati accoppiamenti di medici e infermieri, di duche e povere domestiche, di cavalleristi e musicisti, i serial, le novel dell'attuale. Anch'ella talvolta volava. Nella propria infanzia diseredata aveva immaginato che il mondo degli studiosi fosse arido, polveroso, statico. Ora sapeva la verità. 2 o 3 volte l'anno volava in strane città, in Cina, in Messico, in Giappone, in Transvania, a Bogotà, nei mari del sud, dove i narratologi si radunavano come storni, parlamenti di saggi pennuti per raccontare delle storie a proposito delle storie, i convegni degli studiosi di fiabe. All'epoca in cui inizio la mia storia, il verde mare era diventato nero, vischioso come pelle di un'orca, e le pigre onde bruciavano come fiamme danzanti, e una grande cortina di fumo puzzolente era dovunque. I vuoti deserti erano disseminati di teschi e di serbatoi di ferro contenenti la morte. La pestilenza strisciava invisibile di duna in duna. In quei giorni uomini e donne, narratologi compresi, avevano paura di volare. Citazione, ovviamente. Verso Oriente i loro raduni si erano fatti un po' più rari. Malgrado ciò, la nostra narratologa, il cui nome era Gillian Perrault, si trovò nell'aria tra Londra e Ankara. Chi può dire se viaggiasse perché era inglese e flemmatica e quindi incapace di immaginare?
di essere davvero spazzata via dal cielo, o perché, nonostante l'immaginazione di cui era dotata e la giusta misura di timore che provava, non sapeva resistere all'idea di un viaggio sopra le nubi, del minaretti di Istanbul, al richiamo del panorama del Corno d'Oro, del Bosforo, delle onde d'Europa, dell'Asia fronte a fronte. Volare è la forma di trasporto statisticamente più sicura, si diceva a tutti i momenti Gillian Perrault, e questa volta era certo solo un po' meno sicura, un po' meno statisticamente. Lasciamola qua con, credo, il rimpianto di chi ne vorrebbe ancora. Speriamo, infatti, di ritrovarla, di rincontrarla in tutte le variegazioni che questo straordinario genio ci ha dato in questi anni di studio, di passione, di sacrificio, perché queste non sono cosucce inventate. Qui dietro c'è una cultura possente e c'è anche il genio. Anna ha messo accanto a lei, e condivido pienamente, il genio di un'altra inglese, sua contemporanea, Catherine Brighton, di cui si tenne una memorabile mostra a Bologna quasi 30 anni fa, e venne Sarah Ferguson, cioè una principessa vera, autentica, a inaugurarla. Adesso vediamo quanto tra le due c'è consonanza, coincidenza culturale, tipologia dei modi narrativi e così via. Ecco, con questa disegnatrice siamo di fronte a qualcosa, secondo me, di unico, che a differenza di tanti altri fatti, vedo qui il libro che prendemmo in fiera, deve essere datato 1986. È un libro del 1987, usa l'acquerello a querello, le ho parlato a lungo, le ho chiesto anche dei segreti, ci ha regalato degli originali, quindi posso anche studiarli molto da vicino. Mi pare che la consonanza tra lei e la Baia sia totale, quasi proprio come se le due, che immagino si conoscono però del resto, perché una grandezza di questo tipo, se guardate la figura in basso a sinistra, non cita solo il nostro Rinascimento, lo rifà tecnicamente, cioè è capace di affrontare l'acquerello senza nessuna soggezione, perché è grande galileianamente, non darwinianamente, perché questi spaccati sono nati in un paese, l'Italia, non l'Inghilterra, che ha cominciato a considerare una spazialità misurabile e geometrica che prima di Galileo non c'era. Un capolavoro anche questo, con una consonanza pienissima ai moduli narrativi della Brighton. Siccome ha un'abilità terribile, basti dire che mi aveva regalato un acquerello stupendo e me l'ha lasciato, ma non convinceva perché il destinatario ero io. Allora l'ha rifatto a misura del nuovo destinatario, gli ho messi lì vicino, incorniciati, per far vedere cos'è il genio femminile quando lavora in questi termini. Quindi perfezione tecnica, ambientazione mirabile, scrupolo raffinatissimo anche nel copiare questa zona terrificantemente fiabesca, perché questo non è storia, è fiaba.
E quindi ci sono degli elementi storici, come può essere la vista, immagino sia un lago, un golfo, oppure come è disegnata la finestra, ma ce ne sono anche di frutto di fantasticazione, come può essere il mobilio, che ha qualche ragguaglio mitteleuropeo o tedesco e basta, ma nello stesso tempo però volge anche verso la fantasticazione. E stupende sono queste rivisitazioni, tutte sue, con quello stile diabolico che non perde mai, che è dotato di una possanza per cui lei fa tutto secondo la propria ottica, ma nello stesso tempo rivisita i topoi così abbondantemente derisi dalla scrittrice, dei narratologi, perché mette in opera una dimensione dove non solo c'è il substrato alla Prop, alla Freud, alla Jung, del fiabesco, ma c'è anche il gusto del sorriso, dell'eleganza sapiente, della rivisitazione di chi ha visitato cumuli di storia dell'arte, infinite gallerie, e però è stata capace di astrarne un magico personalissimo succo. Laddove la citazione tanto della scrittrice, tuttavia queste non hanno alcun riferimento diretto con il mondo dell'autrice di questa sera, tanto di quello che poteva essere un momento alla James, e quindi di bambini separati, di bambini e bambine nell'altrove, di estrazione, quasi fosse un succo, quasi avesse un elemento materico dell'anima bambina, con una tecnica che mi fa un'invidia maledetta, perché quel sottofondo là ad acquerello con un primo piano luccicante dà un tale spessore, un tale movimento a questa immobilità da lasciare allibiti. E così il lustro della complessiva scena è lustro ottenuto con apposite pennellature, con apposito dosaggio di colore, che dà l'idea come che il tempo ci sia, ma sia quello del c'era una volta, non quello dei calendari. E incredibili sono questi rapporti che ha, perché Catherine Brighton è persona che abbiamo sentito essere coltissima, con la verità del melograno o del gioco antico per bambini o del legname o della dimensione setosa in fondo, mentre deve darci con questo lucore, con questa luminosità calcolatamente ambigua, anche il senso del non tempo del fiabesco. Cosicché un'aria alla Pitti, un'aria botticelliana, un'aria da manierismo italiano, un'aria da pittura veneta arrivata più alla maniera che non ai grandi attori, alla scuola del Tintoretto e non a lui, circola in questa stupenda illustrazione e rimanda effettivamente alla narratrice di quest'oggi. E così anche
una dimensione che prima chiamavo in causa, appunto, in qualche modo galileiana, con un'idea di scienza e poesia, di ricerca sperimentale, di verità ottenuta solo dopo sforzi immani, l'idea del ripetere, di ricalcare l'esperimento e quindi niente può più interessarti, sei immerso nella bellezza, ma tu calcoli, fai comparazioni, metti in evidenza quello che tu sei, un poeta incidentalmente, ma un uomo di misure nella verità. E questa che mi ha sempre, a parte appunto dal Sidereo Nuncius galileiano in primissimo piano, perché appunto è la figlia di Galileo, e il racconto racconta questo. Ma guardate com'è studiata ai danni, proprio con la stessa polemica della narratrice della pittura moderna, questa stupenda immagine che spreca tutto. Nel senso che all'Accademia non dicono isola la bimba e dalle solo gli occhi, t'ammazzano. E quindi invece la cosa che ha voluto fare lei è il Sidereo Nuncius galileiano in primo piano, e noi sappiamo quanta importanza peraltro questa bambina ebbe poi davvero nella vita del padre. E così la bellezza della ricerca, la dolcezza dell'ambiente, la raffinatezza autentica dell'intérieur, giusto che ci sia qua, come è inevitabile raccontando con dottrina e sapienza, con finezza e forza raffigurativa il Seicento, anche oltre al funambolico e simbolico elemento galileiano per eccellenza, il cannocchiale ovviamente, un po' di cineseria, perché non si è dimenticata l'illustratrice che non regna da solo. Ci sono anche i gesuiti che superano la sublime porta e che verranno mirabilmente narrati e che mirabilmente racconteranno con accenti già antropologico-culturali. E questa sembra essere una scena seicentesca totale, con gli elementi tutti di un grande apparato narrativo come era quello che vedeva insieme gli antropologi gesuiti che dal Seicento saranno così stupendamente capaci di raccontare l'alterità fino a far scuola nel Novecento, tre secoli dopo, a Lévi-Strauss, ma nello stesso tempo sono partecipi della terribile condanna al babbo di questa bambina. Il ballerino, il terrificante ballerino, fin dalla copertina mirabile, perché ha fatto tutto lei, e è stupendo il carattere usato, tanto per Nijinsky, che sembra quello in uso in Russia, e poi invece è molto nostro quello di Katrin, stupenda. E poi l'idea appunto che il mirabile, l'incantevole, il demoniaco narratore abbia avuto anche lui un'infanzia, l'infanzia dei grandi. E qui lo vediamo infatti in una danza cosacca e giustamente la stupenda Brighton ha messo di traverso il teatro perché le storciture che si acquisiscono per seguirli davvero, questi funambolici ballerini che sono etnici fino all'ossessione,
ma nello stesso tempo poi teatrali fino a Ninsky. E questo è un episodio dell'infanzia di Ninsky, poco commendevole, ma verissimo, perché visto che i signori avevano fatto festa, avevano lasciato lì i bicchieri con superalcolici, i tre si sono ubriacati della grossa e quindi viene raccontato. È una poesia struggente, da uno che vorrebbe disegnare, dipingere. Qui io festeggio il fatto che nessuno è così bravo a narrare, cioè che la vince lei. Qui c'è una superiorità psicopedagogica ottenuta con l'acquerello, e io sfido chiunque a raccontare questa scena con questa mirabile, addolorata, premonitoria poesia. Con l'idea dell'intérieur modellistico, modellistico e modellato, perché in questo concerto morandiano di ocre differenti e poeticissime c'è l'idea della vocazione assoluta, di uno che non potrebbe né vorrebbe fare altro che questo. E che la vocazione sia qui, sia nativa, sorgiva, piccolissima, è il tema, la vocazione stessa, quindi non c'è niente di realistico, c'è la suggestione di chi racconta i sentimenti, perché è brava fino a questo punto. E anche le cose che abbiamo letto fino a far supporre che fra le due ci sia una cultura coincidente, perché la mirabilia di questo hoffmanniano negozio di mobili messo in modo che la figura narrativamente dominante della mamma che fa gli acquisti sia laggiù in fondo, per potersi godere le due sfumature, l'interieur delle case modellate, la luce di fuori, la luce che dispiace che ci sia agli innamorati di Hoffman che amano la notte, il buio, le tenebre, gli angolini riposti. E naturalmente opera da quella grandissima narratrice all'acquerello che è anche sulle sorelle Bronte, e le racconta in modi che mi hanno spinto a dire, richiesto di fare delle postfazioni dalla Bompiani, che bisognerebbe chiamare in causa lei, perché effettivamente questa obliquità della collina con un verde che noi non abbiamo da nessuna parte, perché quello è il verde inglese, non è quello delle arsure appenniniche italiane e così via, si potrebbe continuare a decifrare, a esprimere, a raccontare da questa stupenda tavola, è una cosa che l'abilità, la poesia, la classe che lei possiede la spinge a misurarsi credibilmente con la sublime grandezza delle sorelle Bronte, fino a creare degli autentici paradigmi del fantastico narrativo, della sublime, perché di una sofferenza improvvisa per un fulmine si fa una sorta di danza alla Ninsky, ma bisogna osservare anche la morandiana caratura delle suggestioni grigio-azzurre, che sono tante quante lei può permettersi, ed è quello che determina la classe di un grande narratore col pennello. E in costruzioni di questo tipo invece prevale, come dicevo prima,
la sapienza compositiva. È un grandissimo problema oggi, guardando complessivamente a cosa sta facendo per rinnovare l'altissima proposta del padre Sergio Bonelli, il figlio di Sergio Bonelli, noi vediamo che nella dimensione fumettistica, illustrativa, dei cartoon, delle copertine, della narrazione per immagine, oggi che siamo in una dimensione di totale racconto ad immagine, ecco, mettere di spalle la bambina e contrapporre la luminosità domestica alla luna sono esercizi che evocano la grandezza. Così sempre si noterà questo sotteso omaggio alla scuola fiamminga, questo Vermeer nascosto sempre un po', che è tutto l'interieur a cui può aspirare una che ha la tecnica in mano, una che ha la sapienza in mano e una però che ha anche una sorta di mirifico colorismo negli occhi, come è la nostra autrice. E qui sembra proprio volersi incontrare con la narratrice, perché il doppio stimolo con un narrato due volte, e calvinianamente è proprio così, riporta a una dimensione che è esattamente quella del narrato a cui ci siamo accostati. E continua questa possibilità e ricava dalla loro grandissima tradizione narrativa l'incombere di quel volto sulla destra, perché quella è riferita a quelli che oso definire i maestri della narratrice presentata oggi, che per me sono più Thackeray di Dickens, ma certamente tutte e due. Li cita del resto e mostra di amarli. E prendersela con il grande nemico degli inglesi, eternato alla rovescio per l'eternità in Trafalgar Square, è cosa degna di questo racconto, a partire dalla feluca leggendaria che ne aveva fatto il simbolo, che giustamente poi è il simbolo di tutti i matti in tutte le culture, è qualche cosa che riporta a una rilettura a più livelli e a più strati della storia. Così la vediamo un pochino più liquida, meno grumosa. È così perché è un tipo di narrazione storica ha bisogno di una liquefazione all'acquerello che dia anche una forza filmica, come indubbiamente a questa splendida immagine. E quando si dedica a qualcos'altro, e questo è l'inimitabile, il sommo, il grandissimo bambino che poi diventerà Buster Keaton, niente meno, allora cambia registro completamente, distrugge l'immagine, riqualifica la figura. E citazione stupenda, ricavata dalla dimensione dei manifesti all'inglese del muro che parla, e parla quando i nostri tacciono. Gladstone si meraviglierà della nostra incapacità di fare i manifesti, cioè si capisce che non hanno democrazia. Poi questo incredibile scorcio prospettico, con mille sapienze, mille fatiche, mille film, mille suggestioni, mille echi. O questa quando s'arriva davvero alla
verità spettroscopica, dove ritrova la gamma complessiva dei colori suoi, pervasi di sapienza, finezza, delicatezza e anche paura. Grazie per la vostra attenzione.